Confetti Maxtress. Con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano, e poi c'ho il mio amico di sempre Fabio Brescia, speaker radiofonico. Ed eccoci, un caffè in poltrona perché ho due ospiti veramente straordinarie. Elisabetta Testa, docente di danza classica ma anche critica di danza, e Giuliana Gargiulo, attrice, giornalista, scrittrice di ben 35 libri, firma autorevole del Roma, ma anche settimanali, e poi ha recitato con Edoardo. Cosa non ha fatto lei nella sua vita? Ho fatto tanto perché la vita è lunga, ecco. È stata molto lunga per me. Ho cominciato prestissimo recitando con Edoardo, vincendo una rassegna incredibile in cui lui voleva una nuova attrice. Lanciò sul Mattino questo bando, Edoardo cerca un'attrice, io vinsi e fui scritturata e insomma ho recitato. Poi mi sono innamorata di quello che era suo padre e a un certo punto ho lasciato con le ire sue che aveva scritto per me Giulianella. Sabato, domenica e lunedì la figlia si chiamava Giulianella. Ma io dissi, direttore, mi dispiace. E che cosa ha fatto invece con Edoardo? Lo spettacolo Miseria e Nobiltà e che ne so, tutte tante cose, Natale in casa Cupiello e poi tanto repertorio di Scarpetta, tanta Guai per dormire, Il processo Fiaschella, Madama San Genello, fa 30. Elisabetta, il peso di essere figlia di cotanta madre ti ha accompagnato un po', ti do del tu perché noi ci conosciamo da tanto tempo. Ed è la prima volta che però ci troviamo così. Solitamente lei è sempre stata a giudicare la danza e a darci sempre più che giudizi, consigli tecnici di cui i nostri ragazzi in Ti va di ballare hanno sempre fatto tesoro. Ha cominciato a insegnare nel 1981, quindi sono passati più di 40 anni che insegno danza tutti i giorni, non si vede. Comunque il peso è stato un peso molto piacevole, anche se molto importante, perché non sono passati solo Edoardo con il figlio, la moglie, Luca e Isabella, ma Carla Fracci, Rudolf Nureyev, Mastroianni, Gassman, tutte le persone che mamma ha frequentato per una vita, Sofia Loren, eccetera. E sono stati comunque presenti Renzo Arbore, Marisa Laurito per arrivare ai nostri giorni, quindi insomma personaggi importanti ma anche artisti di arte contemporanea come Mimmo Paladino e tanti altri, quindi insomma un'arte piena a tutto tondo, dalla musica al teatro, alla danza, al cinema. Che ha attraversato anche diverse generazioni, no? Assolutamente. Tantissimi anni. Assolutamente. Vi posso chiedere, lo chiedo a entrambe, che cosa è cambiato da ieri ad oggi e nel mezzo? Nel mondo dello spettacolo è cambiato tanto, fermo restando la qualità dei grandi protagonisti, se parliamo di Mastroianni, Sofia Loren, Gassman, sono stati autentici protagonisti della storia del nostro spettacolo. Noi siamo primissimi nel campo del cinema, abbiamo tanti Oscar, Vittorio De Sica, eccetera, c'è Fellini naturalmente, grande maestro riconosciuto. Adesso naturalmente c'è sempre una grande vivacità sia cinematografica che teatrale, però sono i comportamenti che sono cambiati. Io che faccio interviste tutti i giorni, accade che se devo intervistare, non so, Ero Spagni, dico per dire, o attori di grande qualità, di grande carisma, sono precisi, sono puntuali nell'orario che stabiliamo. Se invece devo intervistare un giovane attore, arriva trafelato all'ultimo momento, in ritardo, anche in teatro. Noi con Edoardo dovevamo andare 2 ore prima per concentrarci, per truccarci. C'era la multa altrimenti.
Me lo raccontano i miei maestri di teatro. Quindi un po' la disciplina che è venuta a mancare. Sì, sì. Una linea di condotto, uno stile, una qualità. Perché adesso il nostro mondo contemporaneo, fermo restando che amiamo la vita sempre in tutte le sue forme, voi giovani naturalmente siete meravigliosi perché rappresentate il futuro, però i canoni sono cambiati. Prima c'era un rigore, un'educazione, un modello comportamentale a tutti i livelli, non parlo solamente dell'aristocrazia o del mondo borghese, anche il popolo era sempre straordinario. Vedo Carla alle mie spalle, sì, Carla, è il motivo per il quale sono qua, grazie dell'invito a te e a tuo fratello, grazie molto. È cambiata anche l'importanza della gavetta, è che quello. All'epoca diciamo, in cui mamma ha attraversato era una cosa importantissima per un artista, dalla musica al teatro, alla danza, al cinema, fare la gavetta. Nella gavetta tu, giovane, appena diplomato, impari il mestiere sul campo. Oggi, soprattutto nel mondo della danza, appena si è diplomati, ma sono passati anche magari 2 anni invece di 8, 9, 10 anni, immediatamente si diventa professionisti, anche un po' con la puzza sotto al naso, a ragione sbagliata. E quindi queste carriere molto veloci, come sono costruite velocemente, così probabilmente, anzi quasi sicuramente, vengono smontate, perché poi i veri artisti, non lo so, Massimo Ranieri piuttosto che Gassman, piuttosto che Muti, hanno stratificato con fatica, con sudore, con attenzione, e soprattutto nel mondo della danza, quando stai fermo dietro le quinte, seduto, che magari hai 20 anni e guardi davanti a te mostri sacri come Carla Fracci, come Rudolf Nureyev, hai la capacità di capire quali sono i meccanismi veri, l'umiltà che deve avere un grande artista, che in realtà ce l'ha di suo, perché i veri artisti sanno che non si arriva mai da nessuna parte e che dopo il trionfo della sera prima, penso a Roberto Bolle piuttosto che a Svetlana Zakarova o anche a Carla Fracci, per ritornare all'argomento della nostra chiacchierata, la mattina dopo sei un'altra volta alla sbarra a fare i plié, quindi ricominci un'altra volta da capo. E questo oggi è molto difficile farlo capire ai giovani, che pensano che tutto debba essere fatto velocemente e con grandi arie, che invece andrebbe un po' regolamentato tutto il sistema. Questo naturalmente in linea di massima, poi è ovvio che ci sono anche casi, per carità, di ragazzi giovani che lavorano. E Carla Fracci è l'argomento di questa mattina, perché? Lo vuole dire lei o lo dico io? E come vuoi, intanto io devo dire che Carla ed io abbiamo dato il via ad una storia di grandissima amicizia. Quasi 60 anni di vita, non ci siamo persi di vista mai, in maniera anche così differente l'una dall'altro, perché lei naturalmente è stata una grande protagonista della danza, l'unica che ha ballato in 5 continenti, ed io ho fatto la giornalista o quello che ho fatto. Ci siamo conosciute il 1° settembre del 1958. Io ero attrice con Edoardo ed ero al Piccolo Teatro di Milano, dovevamo debuttare e stavamo in prova, e in palcoscenico c'era come assistente alla regia di Edoardo Beppe Menegatti, che sarebbe diventato poi il marito di Carla. E fu proprio l'intervallo delle prove che Beppe mi disse, che io avevo già conosciuto come regista, e mi disse: dai Giuliana, andiamo un momento al Castello Sforzesco. A fare cosa? Andiamo a comprare gente, un settimanale. Ma perché dobbiamo andare a comprare gente? Ci sono due foto di Carla, ci sono due foto di Carla. Andammo e c'erano due quasi mezze pagine con la fotografia di Carla fatta dal marito, quello che diventò il marito, della principessa Margaret d'Inghilterra, la sorella della regina Elisabetta. E poi Beppe mi disse: sta provando alla Scala, provava a Cenerentola, andiamo a trovarla. Andammo con l'appuntamento con Maria Callas, tu ti immagini, stiamo parlando di un mondo... Parliamo proprio di un mondo... Di un mondo esagerato per una ragazzina che è minorenne, avevo 18 anni, allora si diventava 21. Maggiorenne a 21 anni. Quindi è arrivato fuori alla Scala, Maria Callas tutta ingioiellata, vestita a bichi, che era stata al concerto di Harry Belafonte, il Ghiringhelli che era il sovrintendente della Scala, Carla che usciva dal teatro, naturalmente per me, nata a Sorrento, appena diventata attrice, vedo la signorina che fa gli occhi sbarrati, e fu la scoperta di un mondo altissimo, nel quale poi ci sono stata per tanti e tanti anni.
Partita l'amicizia con Carra, il legame, abbiamo condiviso, stavo per dire amanti, forse anche, mariti, malattie, bambini che nascevano, crescita dei figli e lunghi periodi a New York, naturalmente a Washington. Siamo stati ospiti alla Casa Bianca del Presidente della Repubblica, Gerald Ford, poi c'era il segretario di Stato che era Kissinger, e poi a Hollywood, periodi lunghissimi, dove al Teatro Cinese, dove c'è la cerimonia degli Oscar, c'era in sala, tra gli spettatori, niente proprio di meno che Jack Nicholson, che era il mio mito. Qualcuno volò sul nido del cuculo, andai in camerino, Carla, ma indovina chi c'è tra gli spettatori? E venne poi con noi, diventammo amici. Ma insomma, questo è uno dei tanti esempi. Zeffirelli stava lì perché girava il primo film, Il Campione, insomma una lunga e lei vita. Racconta tutto questo? Tutto questo ho scritto in passato un libro che è andato esaurito, ecco ce l'ho con me, ma non ho neanche l'ultima copia, l'ha editato Graus, l'editore Graus Editore. Ma niente, i ricordi sono tanti e nella celebrazione, nel ricordo, ecco, quello invece è il mini che è uscito proprio per ricordare Carla. L'abbiamo ricordato a Movimento Dance il giorno del suo onomastico, pochi giorni fa, il 4 di novembre. Intanto ringrazio voi di questo invito, meraviglioso. È doveroso ricordare chi ha fatto grande questo Carla paese. Carla è stata la più grande danzatrice italiana. Come ho detto prima, non solo ha ballato nei 5 continenti, ma è stata la più grande interprete di Giselle. Io ci ho parlato a telefono, ma sapesse per cosa? Racconta. Si parlai a telefono perché lei... Io lavoravo per un call center di telefoni. Arriva Carolina, si chiama lei, se non erro. Sì, lei si chiama Carolina. Ma secondo me è lei. Io chiamo per proporre una tariffa, lei tanto gentile, che alla termine della telefonata senta, ma lei per caso è Carla Fracci? Sì, sono io, mi raccomando, non divulghi il numero, ma per carità di Dio sono onorato. Che meraviglia. E c'è questa cosa che ricordo con piacere, ero piccolino, 18enne anch'io, e parlai a telefono per proporre una tariffa alla signora Carla Fracci. Detto ciò, questo invece so che lei lo custodisce in modo molto, molto... No, io ho tantissimi cimeli, ho circa 1000 fotografie di Carla. Questo l'ho portato come sfondo per onorarla. Questa è Carla in un grand jeté, tu maestra. Ma dove ho messo i piccolini? Maestra, questo è un... Sì, questo è un salto molto importante. In quanti lo fanno così oggi? Adesso lo fanno anche meglio, se posso dire, tecnicamente. Le linee sono, la linea delle gambe adesso è proprio completamente parallela al pavimento, però questo è il segno dei tempi. Oggi c'è una tecnica sicuramente molto più spinta, molto più precisa, quasi perfetta, però Carla rappresenta l'arte della danza, che è una cosa unica. Adesso c'è molta ginnastica, molta competizione proprio fisica e pochissima arte. Io parlo sempre del mondo della danza. Certo. All'epoca di Carla c'erano veramente titani, Carla Fracci, Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Vladimir Vassiliev, Katerina Maksimova, erano uno meglio dell'altra. Ed erano esattamente dei personaggi che sprigionavano arte. Quando Carla ha compiuto i suoi 80 anni, al Teatro San Carlo hanno fatto una celebrazione per lei e lei era ancora in palcoscenico col suo abito bianco scivolato e naturalmente non ha fatto più quei salti o quei giri o quelle prese in aria, ma semplicemente la sua presenza scenica, appena si è aperto il sipario, anche se ha mosso solo un braccio, ha catalizzato l'attenzione di tutto il pubblico. E questo è il segno sicuramente delle grandi personalità, dei grandi artisti, avere l'arte dentro. È stata sicuramente la più grande interprete di Giselle. Ancora oggi, dove la tecnica è diventata così speciale, nessuno l'ha superata, perché lei, oltre a essere una ballerina strepitosa, era un'interprete strepitosa. E il famoso critico americano Clive Barnes diceva: le altre ballerine fanno Giselle, Carla Fracci è Giselle. Questo vuol dire che anche durante gli applausi, che sono la cosa più bella, riguardando i vecchi filmati degli anni 70, degli anni 80, in cui al Teatro dell'Opera di Roma la coppia Carla Fracci-Rudolf Nureyev incantò
un'intera platea con applausi che oggigiorno non ci sono più perché hanno tutti i cellulari in mano per fare le foto e nessuno più si spella le mani come ci siamo spellati noi all'epoca. La gente ha dormito nelle tende, nei sacchi a pelo davanti al teatro pur di accaparrarsi certo. un biglietto per poter vedere lo spettacolo. E lo spettacolo nello spettacolo sono stati proprio i minuti degli applausi lunghissimi, scroscianti, in cui lei non si gira mai verso il pubblico, ma continua a mantenere il suo ruolo. E questo ha creato poi lo scroscio di applausi perché la gente è presa nell'anima. Nonostante la sua grandezza, è sempre stata un personaggio che è stata anche molto a favore, no, della gente, del pubblico, è stata ad Amici di Maria De Filippi in un programma molto commerciale e popolare, a Sanremo in un duetto, una delle ultime apparizioni con Virginia Raffaele, insomma, sì. È sempre stata spiritosa. No? Ma c'è un perché, tra l'altro ha fatto tutti quei grandi speciali ballando il cancan, facendo con le Kessler, con Raffaella Carrà, è stata fantastica. Carla aveva un'origine molto semplice, molto modesta, era una ragazza povera, sua mamma era operaia, suo padre era tranviere e fu un'amica di famiglia che disse ma perché non la iscrivete alla scuola della Scala? Perché là fanno anche le colonie, vanno al mare, a Rimini, a Riccione e fu iscritta e Carla dichiarò subito un grandissimo talento, un senso musicale, una capacità proprio anche di medicina. È stata di una grandezza unica. È stata, sì. Però in tutta la sua carriera ha creato questa politica di decentramento della danza. Lei ha girato per tutti i teatri più importanti, dal Metropolitan alla Scala, voglio dire, non è che ballava nei paesi di provincia, però ha portato la danza anche nei paesi di provincia, convinta di portare la danza a tutti. Anche se la danza non è per tutti, è di tutti. E questo per noi che ci occupiamo di danza è una cosa molto importante. Pochi sono gli eletti che poi arrivano alle vette più alte, però è una danza che può essere fruita da tutti. Questo tutto. Punto ne riparliamo molto presto. Io devo salutarmi, anche se resterei qui ore a parlare con grazie voi. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Ma vi devo preparare il caffè. Nel frattempo vi saluto in musica. Voi restate, così vi preparo un bel caffè passa l'acqua e devo dire anche che se chiamate allo 081-869-4735 salda e caffè direttamente a casa vostra ad un prezzo veramente eccezionale. Musica maestri e nel frattempo preparo un caffè a queste due grandi signore. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano. E poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Bressa, speaker radiofonico.